All right, it's time. It's about to get loud in here. 1v1. 1v1 on the board. One of the things we really want to focus on, especially with Season 8 and the start of Shadowkeep, is a renewed focus on PvP. You're all on the other team. We're updating labs to include some much-loved game types from the past. We're also redoing a bunch of the playlists and how they work. But the really important thing for players to know is this is just the beginning. This is us building the foundation of what we're doing with the Crucible going forward. Ciao ragazzuoli, come state? Io sono Rewind, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi parliamo di Destiny. Oggi non è un gameplay, oggi vi avevo promesso questo video tempo fa per parlare un po' della situazione del gioco, perché è un periodo abbastanza strano nel gioco, ovvero ci sono usciti tanti video riguardanti il gioco, tante polemiche. Sapete che io da tanto tempo faccio questi video con cadenza regolare ed è il momento di parlare anche di tutto quello che è Destiny in questo periodo, anche del PvE, perché comunque questo non lo scordiamo mai, è un gioco PvE. È inutile girarci intorno, anche se gioco tanto PvP, sarebbe praticamente dire una falsità, dire che questo non è un gioco PvE, per tanti motivi. Il primo, banalmente, se andate a chiedere a una persona cos'è Destiny, ti risponderà: ma non è quel gioco in cui magari ci sono gli alieni, fai le missioni, ci sono i raid, eccetera eccetera. Non ti dirà mai: ma sì, conosco Destiny, è quel gioco in cui ci sono le prove di Osiride con 7 vittorie di fila per il faro. Cioè, questa cosa credo che abbia veramente lo 0,1% di possibilità che succeda. Il PvP poi lo si scopre giocando al gioco, anche perché è una parte fondamentale del gameplay, dell'economia di Destiny, perché Destiny ha una grande fetta di community, me compreso. Facevo questa cosa che vi sto per dire anche quando non facevo contenuti. Da quando poi faccio contenuti lo faccio ancora di più, perché il mio principale divertimento di Destiny, ovvero andare a prendere del loot in PvE per poi utilizzarlo in PvP, mi è sempre piaciuta questa cosa di andare a fare una cosa più chill per poi andare a giocare in PvP e provare i perk, provare tutte le varie build. Ovviamente però dovete tener conto che i content creator sono il 5%, anzi di meno, quindi lasciateli lì. Però diciamo che questa fetta della community esiste. Infatti mi ricordo che Joe Blackburn, tra l'altro ho preso spunto per il titolo, "I giorni migliori di Destiny sono davanti a noi", adesso vi andrò a dire perché ho scelto questo titolo, un po' ironico ma in realtà anche un po' vero sotto certi punti di vista. Joe Blackburn scrisse in un tweet del 2021, dopo che essere diventato il nuovo game director di Destiny 2, andando a sostituire Luke Smith, dopo parleremo di Luke Smith in un frangente, Joe Blackburn su Twitter fece un thread, quindi una serie di tweet in cui parlò solo esclusivamente del crogiolo. Scrisse quello che vi state leggendo qui, è vero che appunto lui non vede un Destiny senza crogiolo, perché appunto, come c'è scritto, anche per lui è importantissimo questo loop di lootare la roba in PvE per poi andarla a usare in PvP. Questa è una cosa che funziona così da Destiny 1, ragazzi, cioè lui non fa altro che rimarcarla, e come tanti altri articoli parla del crogiolo. È qui che mi viene la rabbia di un player che gioca più in crogiolo rispetto a un player che gioca più in PvE. Perché un player che gioca tanto in crogiolo si lamenta che non ci sono mappe, che l'anti-cheat fa schifo, che il meta fa cagare, eccetera eccetera? Perché queste cose sono state promesse dagli sviluppatori stessi e anche da altri molto più importanti, come appunto il game director del gioco, cioè che è uno dei ruoli più importanti all'interno di Bungie. Quindi ragazzi, quando loro fanno articoli su articoli con i loghi enormi del crogiolo, con scritto questo famoso rinnovamento del crogiolo ovunque, nei tweet, nei vari articoli dedicati, nei vidoc ragazzi, nei vari tuab che adesso si chiamano tweed, con i vari diciture, faremo un focus sul crogiolo eccetera, non fanno altro che alimentare false speranze ai player. Quindi, parlando brevissimamente di Luke Smith, questa clip che state vedendo, alla domanda di Datto sul crogiolo, lui disse: sì, vogliamo impegnarci a fare questo famosissimo rinnovamento del crogiolo. Cioè, lo dicono da... Questo qua è di Shadowkeep, ragazzi, questa clip. Loro ogni anno ci dicono la stessa identica cosa. Diciamo che la colpa non è dei player che giocano al PvP, che si lamentano che il gioco va male e che fa schifo in quella determinata categoria, ma appunto degli sviluppatori che danno false speranze. Perché, ragazzi, gli sviluppatori fanno questo discorso, fanno degli articoli dedicati al crogiolo, anche se non è il main content di Destiny? Perché semplicemente tengono
in questo modo abbada la community, perché così la community dice: ah, hanno detto questo, quindi magari c'è la speranza, vediamo quando, ma faranno qualcosa, aggiusteranno qualcosa. E tu sei sempre lì che aspetti, 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 e poi alla fine il gioco non sta che peggiorando sotto tutti i punti di vista. Anche in PvE, ragazzi, perché il PvE delle ultime season fa sboccare. Se le attività sono brutte, immersione, tutte queste cose, fa tutto cagare, ragazzi. Cioè, tutta roba riempitiva che gli sviluppatori stanno facendo di fretta e furia, perché questo modello stagionale li fa andare di fretta, e se fai una cosa fatta di fretta, quella cosa viene fatta male. In più, da quello che ho visto, perché ho visto tanti video di reaction di Aztecross e di Jake, ho visto l'ultimo video di Andre, rispetto a tutti gli altri è italiano e diciamo che è anche più facile da capire, ha detto che durante, anzi ve lo faccio sentire, quando abbiamo fatto il famoso summit, no? Dove abbiamo visto alcune cose che erano uscite, bla bla bla, che vi ho detto, abbiamo fatto, ho parlato con Bungie, eccetera eccetera. Uno degli argomenti erano i pacchetti dei dungeon e la carta degli eventi con dentro le cosette, no? Tutte quelle microtransazioni piccole che ci stanno con dentro altri shader e altre cazzate. Regà, tutti quanti hanno detto no, è una merda. Un anno dopo Bungie lo fa lo stesso. Questo è per farvi capire un attimino con chi abbiamo a che fare. Come avete sentito, ha detto che praticamente loro nel summit che hanno fatto hanno detto delle cose e Bungie ha fatto il contrario. Quindi, partendo dal presupposto che loro il feedback non lo ascoltano, spero che almeno azzecchino qualcosa in futuro, perché adesso come adesso il gioco veramente sta andando male. È noioso da giocare, frustrante anche in PvE, che dovrebbe essere il content principale, perché il modello stagionale, il modello di season, il modello di DLC, di espansione annuale, è basata sul PvE. Perché appunto questo è un gioco PvE. Se poi andiamo a vedere i dati, in realtà i dati giornalieri su Destiny Tracker, prendeteli un po' con le pinze. Comunque qua state vedendo i dati giornalieri di questa giornata, perché non li posso andare a recuperare. Comunque qui si vede che la forbice di player che giocano il PvP e il PvE non è così tanto larga. Cioè non è che ci sono 300.000 player in più in PvE rispetto al PvP. È vero anche che molti di questi che vedete qui, PvE, PvP player, si mischiano. Quindi ovviamente ci sono giocatori che fanno entrambe le attività nello stesso giorno. Questo per dire che il PvE non è in uno stato buono. Tra l'altro, ragazzi, cioè, io faccio il paragone con le mappe del crogiolo, con gli assalti, cioè. Le mappe del crogiolo non ne abbiamo tante da Forsaken. Questo gioco nasce nel 2017 con un comparto PvP dedicato, perché c'erano i roll delle armi tutti uguali, 4v4, c'era Countdown, cioè era un modello di crogiolo molto mirato ad essere bilanciato, perché non c'erano le speciali. Poi con il tempo è diventato un po' tutto a caso con gli aggiornamenti. C'è stato il Go Fast Update che ha portato le speciali, ha per fortuna diminuito il time to kill, ma per il resto, ragazzi, dopo Forsaken abbiamo avuto il nulla per quanto riguarda le mappe. E uno può dire: questo è un gioco PvE, e allora come mai, ragazzi, tipo gli assalti, ne viene messo uno all'anno di assalto? Cioè il core principale, gli assalti, ragazzi, che sono una playlist che dovrebbe essere aggiornata spesso, non ha assalti nuovi durante l'anno. Io lo paragono alle mappe. Quindi non è vero che alla fine non fanno niente solo in PvP. Anche in PvE fanno le cose fatte male, riempiono lo store di cose inutili da comprare, gli eventi fanno schifo e ritroviamo un contenuto veramente, veramente becero, che non mi piace, non mi sta piacendo e lo trovo noioso da giocare. In più, la cosa a cui molti fanno riferimento, ma che in realtà è il vero problema, è il loot. Questo gioco è un looter shooter, non è un FPS convenzionale, altrimenti giocheremmo tutti a Call of Duty. E il loot è importante. Il loot di queste season fa sboccare sia in PvE che in PvP. Il PvP, ragazzi, ha un problema enorme con le prove, che è la player base, che è bassissima. E la player base è bassa perché il loot fa cagare. Il loot, ragazzi, è importantissimo in questo gioco. Questo è un looter shooter, cioè. E quindi se non lo riempiono di loot buono, di cosmetici, eccetera, la gente semplicemente non gioca, perché l'obiettivo di Destiny non è divertirsi. Quello dovrebbe essere l'obiettivo del videogame in generale. Loro devono riempirlo di loot e fare veramente un loot mirato e fatto bene. Loot degli assalti non si vede più, ma anche se mettessero loot degli assalti, se poi un loot che fa cagare, armi che fanno schifo, armature inutili, eccetera, non cambierebbe, non migliorerebbe la situazione. Il loot deve essere buono. Mi viene in mente che le Trials hanno solo l'immortale e il messaggero, in questo momento fatto bene. Lo stendor di ferro fa schifo per altri motivi. Non parlerò, anzi, ne parliamo un attimo del matchmaking, perché il matchmaking in crogiolo è veramente imbarazzante sotto tutti i punti di vista. Il fire team based matchmaking, quello delle prove, va a rovinare l'esperienza dei solo e delle trio, perché stanno andando tutti in due. E quindi io toglierei la possibilità di matchare in due. O vai in tre o vai da solo.
così da appunto migliorare l'esperienza per tutti. Lo skill based nelle attività casual fa schifo, infatti una delle attività più amata è stata Supremazia durante l'evento dei Guardian Games. Rivedessero queste cose perché sono cose che non richiedono nuove cose artistiche, cioè solo una questione di bilanciamento e di scelte che stanno sbagliando, come avete visto anche dei dungeon eccetera che sono a pagamento quando gli hanno detto di no, e tutte quelle cose che abbiamo visto prima. Quindi queste sono le cose principali. In più, perché mi arrabbio ragazzi? Perché il PvP potrebbe dare una grande mano, perché siamo nel 2023. Infatti Bungie sta facendo un gioco totalmente PvP con Marathon. Non è vero che gli sforzi stanno tutti lì, cioè ormai più che altro gli sviluppatori di Destiny non ne stanno azzeccando più una neanche per sbaglio, anche con molta sfortuna e soprattutto veramente con scelte disastrose. I server vanno male, cioè, e questa è una delle season in cui anch'io, che è una 1000 mega, non ho mai avuto problemi. Sto avendo problemi con l'anti-cheat che dà le loro plume, il weasel. Ci sono un sacco di cose ragazzi che vanno male ragazzi, hanno fatto degli articoli per dirci a noi che stanno cercando di sistemare i server. Questo è un gioco totalmente online e se i server non vanno bene, capite che non è una cosa molto positiva per il gioco e per i player, soprattutto player nuovi che magari non sai che stanno lì a aspettare come uno che ci gioca da tempo. Dicono, oh, qua ogni volta che loggo non posso giocare, vado su un altro gioco e lo abbandonano. Tra l'altro, una cosa che mi fa infuriare tanto è che il gioco, con la direzione che ha preso, è un gioco molto casual. Bastano poche ore a settimana per fare le attività. Il crogiolo ha lo skill gap veramente, veramente ridottissimo tra i player. E questo è il problema, che il gioco è stato fatto sui casual player e i casual player non lo stanno giocando, almeno per quanto riguarda il PvP. Questo si vede dalle trials che sono vuote, e il gioco è stato fatto appunto per le persone un pochino più casual, come meccaniche, meta eccetera, e poi queste persone il gioco non lo giocano. Questa cosa mi fa infuriare tanto, perché appunto poi rimaniamo noi come sempre a giocare, ci ritroviamo contro, cioè si matchano la domenica, matchi gente che è matchato il venerdì, il sabato matchi gente che matcherai la domenica, e quindi questo è un loop, conosci tutti ormai del matchmaking del crogiolo. È una cosa che dà noia più di tutto, più del meta anche, meta stagnante, noioso, veramente statico ragazzi, bolle, pozze eccetera. Ma questo lo sapete, non ne voglio parlare tantissimo in questo video, anche per non dilungarmi tanto. Lo sapete cosa ne penso del meta, totalmente da rivedere. E il sandbox, se vogliamo parlare del sandbox, non è una cosa anche qua che richiede sforzi incredibili di soldi, cioè richiede solo il cervello e pensare cosa andare a chiedere, quale feedback recepire da chi e poi metterlo in pratica nel videogame. Stanno facendo un disastro a livello di sandbox e di tutto ragazzi, veramente sono frustrato, lo vedete in live. Sto giocando poco le trials, che sono il mio contenuto principale, perché sono noiose. Non è che sono brutte, cioè sono noiose, ti viene quasi da dormire durante le partite per quanto sono lente. Tolto il fatto che hanno preso il radar del PvE, questa cosa è incredibile, hanno messo nel PvP, pinghi tutti ovunque, quindi è statico anche per quello il gioco. Il scegliere come funziona il radar in un FPS vuol dire scegliere il tipo di gameplay che vuoi far fare alle persone. Questa cosa è molto semplice, ma appunto su Destiny, guardate, tu guardi il radar, vedi uno che pinghi uno, ti fermi. Questo è proprio il concetto. È un po' un discorso così, quello del radar. Lo sapete che sono contro il radar che pinga sempre, ma questo è un mio parere. Non lo so voi cosa ne pensate. Anzi, tutto quello che sto dicendo, scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra. Voglio aprire una discussione. Se vedo che fate tante domande e tanti spunti interessanti, potrei fare un video di aggiunta di risposta a questo, in cui vado a rispondere ai vostri commenti senza scrivervi, ma proprio con un video. Così, appunto, coinvolgiamo di più tutta la community. Il PvP, ragazzi, è importante in questo gioco, perché nei momenti morti può dare una mano, ma se trattato a pesci in faccia, la community viene bistrattata, eccetera, non è una cosa positiva, soprattutto perché noi le prove di Osiride, soprattutto, le paghiamo ragazzi, ne paghiamo 100 euro, non sono free to play le prove di Osiride, perché per giocarle devi pagare, quindi le paghi all'interno del gioco. Quindi io ho tutto il diritto, almeno nelle prove, di esprimere il mio disappunto rispetto a delle scelte, la modalità, le mappe scelte, il loot, che magari ovviamente magari standard, diciamo standard tanto è free to play, ma che me ne frega a me, tanto se fa schifo, non lo gioco. Infatti non lo sto giocando, anche perché è skill based, quindi nel senso, avete capito. Però posso lamentarmi dell'anti-cheat. Cioè se c'è ancora un anti-cheat, battesse un colpo, perché la situazione da season 15 a season 20-19 era buonissima, pochi cheater, pochi. Adesso non so cosa è successo, un disastro, se ne beccano tantissimi. Sono andato a vedere i numeri sulla player base, non è che season 19 avessimo numeri incredibili rispetto adesso, però cheater ce n'erano molto, molti, molti, molti di meno. È un periodo in cui vanno i giochi PvP. Su Twitch vanno i giochi PvP. Vedete, FIFA è un gioco PvP. Quando giochi Ultimate Team 1 contro 1 è PvP. COD è un gioco PvP. Fortnite è un gioco PvP. Apex è un gioco PvP. Counter-Strike, Valorant. Vanno tutti questi giochi per la lunga, perché alla gente piace guardare quello. Infatti, appunto, ripeto, Marathon sarà un gioco quasi totalmente PvP.
Quindi la direzione è quella. È anche più facile da seguire, è più facile farci content sul PvP. Questo, ragazzi, che la gente vuole nel 2023. Quando va a casa, torna da lavoro, vuole accendere la propria console, star lì, farsi le due partite e spegnere. Infatti vanno dei giochi appunto in cui non serve neanche praticamente usare il cervello. Altre cose che non mi stanno piacendo, sicuramente appunto questo pass stagionale, questo modello stagionale che loro hanno detto che cambieranno, mi dà veramente noia, anche come viene raccontata la storia, ragazzi, di una lentezza incredibile. Aspettiamo settimane per magari avere un filmato che poi magari manco c'è. Queste esotiche, diciamo che proprio il loot sta a pezzi. Poi un'altra cosa che voglio dire sul crogiolo è che ci hanno buttato così proprio del fumo, della sabbia negli occhi, ci hanno illuso, ragazzi, con le comp, quando alla fine abbiamo capito che non fossero altro che una reskin delle vecchie comp. Tra l'altro ho letto dei commenti assurdi anche su Facebook in cui si difende Bungie dicendo che appunto questo, essendo un gioco free to play, non lo è, come abbiamo visto da tante volte. E tra l'altro tutto ciò che è forte in questo momento, pensateci, le esotiche eccetera, sono tutte quasi a pagamento. Quasi tutte a pagamento, ragazzi, eh. Anteus, Nembo Assalto, l'Immortale, che è una leggendaria ma è comunque forte, lo è stato in passato la Stasi, che era chiaramente un invito a comprare quella sottoclasse e quell'espansione per poter poi vincere soprattutto in crogiolo. Però dire che non è pay to win questo gioco è vero. In alcuni tratti sembra, ma è sempre quella linea sottilissima. E questo non è un gioco pay to win, è un gioco pay to play e pay to not grind, con il nuovo sistema di quell'affare lì che puoi comprare esotico nel pass. È pay to win in alcuni aspetti, sicuramente. Cioè non grindare un'arma per avercela subito è win, perché vincere su Destiny significa avere il loot migliore degli altri. Win, quello è win, non è vincere le prove di Osiride o vincere la partita in crogiolo. Raga, questo è Destiny in questo momento. Io mi aspetto il 22 d'agosto al reveal di Final Shape, che annuncino la prossima saga di Destiny. Secondo me Destiny 3 uscirà, non so se si chiamerà 3, 4, 16, new, non lo so, ma uscirà un nuovo Destiny sotto forma di videogame oltre alla serie TV. Sono convinto di questo, poi potrei sbagliarmi. Questo è Destiny adesso, ragazzi, un gioco veramente noioso. Infatti non vedo l'ora che escano X Defiant. Metto qui una clip che ho fatto giusto per flexare un attimo la pozza. Fatta bene, è la stessa cosa dello stregone, quella che state vedendo, però fatta bene, nel senso che puoi morirci dentro. E prendessero spunto un po' per il sandbox almeno, ragazzi, perché il sandbox non richiede quali sforzi incredibili, essendo che c'è Mercules dietro che tra l'altro ci lavora. È uno che ne sa abbastanza di crogiolo, il gioco è statico e non va bene. Per almeno per rendere un po' più divertente a chi è rimasto a giocare, solo quello. Tanto abbiamo perso la speranza su mappe, modalità, eccetera. Ormai non c'ho più voglia di star qui, ragazzi. Il gioco sta per finire e come va. Però almeno sul sandbox farlo più divertente mi sembra il minimo. Essendo che appunto paghiamo per giocare una parte di quell'endgame che tra l'altro durante lo standard non possiamo neanche giocare. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, la discussione. Non ho fatto punti strani, cioè parlato a caso come piace a me. Lasciatemi qua sotto nei commenti la vostra. Un bel mi piace, una bella iscrizione, fa sempre piacere, per seguire i contenuti su Destiny sul mio canale. Noi ci becchiamo al prossimo video o prossima live. Grazie ancora per la visione, GG Darwin. Bella raga. Oh, questa parte la voglio lasciare un po' come easter egg dopo la fine del video, solo perché è arrivato fin qua. Vi avevo parlato del titolo e, ragazzi, ho scelto questo titolo perché appunto questa frase "migliori giorni di Destiny sono davanti a noi" è stata detta dall'attuale game director del gioco dopo Beyond Light. Effettivamente è vero, il gioco è migliorato sotto punto di vista della player base, il marketing è stato eccezionale da parte di Sony. Tenete conto che per la prima volta, per esempio, Destiny, ragazzi, Lightfall appariva sui cartelloni della Champions League. Quindi il marketing è stato fatto, la gente ha giocato, sono stati tanti preordini. The Witch Queen ha fatto il record di preordini per un DLC di Destiny. E quindi è vero, i migliori giorni di Bungie, però, sono davanti a noi. Di Destiny, no. Di Bungie, come soldi, eccetera, sono d'accordo. Di Destiny, no. La gente si sta stufando, stanno perdendo veramente la fiducia nella community, anche quelli più attaccati. E niente, volevo dire questo piccolo aneddoto sul titolo. E niente, sperando veramente che però un giorno i migliori giorni di Destiny del gioco siano davanti a noi. Per adesso, soprattutto adesso, non è così. Mi dispiace. Ciao!